Amici TechAndroid.it, benvenuti, siamo allo stand ZTE per parlare di ZTE Star 2. Sarebbe il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda, smartphone abbastanza carino esteticamente, molto squadrato con del vetro posteriormente, la fotocamera da 13 megapixel accompagnata dal doppio flash LED bicolore. Lateralmente troviamo un cambio di materiali e anche di effetto, che abbiamo un effetto un po' a tre piani, a tre livelli, tasti con una particolare zilinatura, accensione e spegnimento, bilanciere il volume lato destro, lato sinistro con l'ingresso per la SIM e la micro SD. Qui abbiamo sostanzialmente lo speaker, questo a sinistra è lo speaker, infatti dietro troviamo semplicemente, come abbiamo visto, la fotocamera e niente speaker. Sotto ingresso per la micro USB, primo microfono e ingresso per il jack delle cuffie. Sopra troviamo il secondo microfono e il sensore a infrarossi per controllare altri dispositivi come le TV. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, troviamo tre tasti soft touch non retroilluminati e la fotocamera anteriore da open messages. Da 5 megapixel. La personalizzazione fatta da ZTE, almeno per quanto riguarda l'estetica, è veramente molto profonda. Troviamo infatti una versione Android 4.4.2 con personalizzazione Mi Favor UI, quindi una personalizzazione praticamente abbiamo il launch della ROM MIUI presente negli Xiaomi, quindi non abbiamo l'app drawer ma abbiamo tutto concentrato nella home. Tutte le app sono qui divise con la possibilità di creare delle cartelle. Abbiamo diverse app preinstallate, troviamo infatti ZTE Service, Bill Smart, Mi Assistant e poi troviamo anche come tastiera la touchpad X. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, si tratta di un dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon 801, quindi un quad core da 2.3 GHz che abbiamo visto in molti dispositivi lo scorso anno. Le dimensioni sono di 140,3x69,2 per soli 6,9 mm di spessore. Display da 5 pollici in Full HD e con tecnologia OGS. La fotocamera, abbiamo detto, che è da 13 megapixel con il doppio flash LED, mentre quella anteriore, come abbiamo detto, è da 5 megapixel. Batteria da 2300 mAh, quindi non eccessivamente capiente. E poi non troviamo l'LTE, ma troviamo soltanto il classico 3G. Speriamo di provarlo prossimamente, è stato un dispositivo sicuramente molto carino esteticamente e molto particolare, top di gamma per ZTE per il 2015, per voi di Andrino Russo di TechAndroid.it.